ragazzi adulti di domani, delle classi terze. Benvenuti allo spazio settimanale di Pianeta Oggi TV Online. Siamo qui all'interno del Canevon del Parco di Villa Varda a Brugnera in provincia di Pordenone per l'evento conclusivo del progetto Indagine sulla legalità, che è stato dedicato agli istituti comprensivi Villa Varda di Brugnera e Rita Levi Montalcini di Fontana Fredda. Qui con me questo pomeriggio abbiamo la partecipazione eccezionale dei dirigenti scolastici che hanno dato il via e hanno contribuito preziosamente alla realizzazione di questo progetto dedicato alle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Alla mia destra la dirigente Armida Muz dell'Istituto Comprensivo Villa Varda di Brugnera e il dirigente scolastico dottor Maurizio Malachin dell'Istituto Comprensivo di Fontana Fredda. Ad entrambi vorrei porre una domanda. Cosa pensate dell'educazione alla legalità nella scuola, ai ragazzi di questa fascia di età? E quale esperienza ha donato, insomma, quale contributo può aver donato un progetto realizzato dall'Associazione Terra Mater, come in questo caso, per i ragazzi? I progetti relativi alla legalità sono fondamentali a questa età. Penso che nel mio istituto le maestre comincino già dalla scuola primaria ad affrontare certi discorsi, naturalmente alla portata, cioè si affronta il discorso del rispetto delle regole, via via si cresce capendo cos'è invece il rispetto delle norme e poi della legalità più in generale. Ma come ho detto prima nel mio intervento al pubblico, quello che viene fatto entro le mura della scuola dai docenti è prezioso, importante, è curricolare, ma avere il contributo anche da agenzie educative esterne alla scuola che portano altre voci, voci di esperti, voci di avvocati, voci di giornalisti, anche di cantautori per esempio, è molto importante perché dà ai ragazzi l'idea di una sinergia di interventi, di una coerenza tra ciò che trovano all'interno e ciò che trovano all'esterno del mondo scolastico. E quindi ringrazio veramente l'Associazione Terra Mater, prima di tutto per la qualità dei suoi interventi e poi veramente per la costanza con la quale ci propone, ci coinvolge nelle sue iniziative che noi accogliamo veramente con grande piacere e siamo orgogliosi di condividere. Grazie. Grazie. La medesima domanda è rivolta al dottor Malachin. Nel mio istituto abbiamo adottato l'anno scorso in via sperimentale e quest'anno in via più sistematica un progetto che si definisce Patente Etica, in cui a partire dalla scuola dell'infanzia ogni mese facciamo un'ora di riflessione su cosa significa vivere insieme le regole e i rapporti sociali in classe. E quindi siamo molto sensibili a un aspetto che diceva giustamente la collega, cioè che la democrazia non si impara ma si vive e si misura quotidianamente con la fatica dello stare assieme, dello scegliere insieme, dell'accettare il punto di vista dell'altro e trovare punti di mediazione. Questo progetto è molto importante perché credo che la democrazia sia un grande sogno, complesso, e che sia facile perdere la fiducia. E oggi credo ci sia un calo di fiducia, soprattutto da parte degli adulti nella democrazia. Per questi ragazzi che sono in fase di costruzione di vita, in fase di scelte che poi rimangono, avere intorno degli adulti che ci credono, che testimoniano che la democrazia è un valore che può essere costruito insieme, è una cosa importantissima, perché la democrazia prima si vive e poi si riflette. Direi che è importante per i ragazzi, ma è ancora più importante per gli adulti, perché almeno i genitori di questi ragazzi che sono coinvolti nel progetto vedono che c'è un supporto anche per loro, per avere più fiducia nella possibilità che la democrazia offre di vivere insieme e di costruire un futuro migliore per il Paese.
Grazie, grazie per la vostra disponibilità. Prego. Volevo dire anch'io che proprio perché la legalità, appunto, si è detto deve essere una prassi, noi a Bruniera abbiamo costruito insieme ai genitori, docenti, genitori e ragazzi un patto di corresponsabilità che poi abbiamo esteso all'intera comunità. Abbiamo cercato e stiamo cercando di realizzare un patto di comunità su delle norme condivise e che cerchiamo di monitorare, quindi abbiamo coinvolto veramente tutte le altre agenzie educative, compresa l'associazione Terra Mater, in questo patto di comunità per il rispetto delle regole. Grazie. Grazie a voi per la disponibilità e la collaborazione. Non grazie, finirò mai di dirlo, ma sarò grazie ripetitiva, grazie, sarò ripetitiva, ma siete importanti. Grazie. 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 Di quella che noi pensiamo, noi stiamo arrivando a queste conclusioni, speriamo che ci arrivi alla Procura di Roma. Giorgio Bongiovanni, da 16 anni guida la rivista Antimafia 2000, una rivista importantissima nell'informazione sui sistemi criminali organizzati. Questo pomeriggio all'interno del Canevon del Parco di Villa Varda abbiamo parlato di legalità, abbiamo parlato di mafia, con l'occasione di un progetto intitolato Indagine sulla legalità abbiamo portato come associazione il libro, l'ultimo libro di Lorenzo Baldo, La mafia ordina suicidate Attilio Manca. E questo libro è stato raccontato non solo agli insegnanti, ai genitori, ai cittadini, ma è stato raccontato anche ai ragazzi. Quanto è importante l'educazione alla legalità per la fascia adolescenziale, per le scuole? Ma è importantissimo, è fondamentale. Spiegare ai ragazzi che cos'è la mafia, la criminalità organizzata, i sistemi criminali e quant'altro, e dire ai ragazzi la verità di quello che è successo nel nostro paese per quanto riguarda le stragi, gli omicidi eccellenti cosiddetti chiamati, e per quello che sta succedendo oggi. Quindi i nostri ragazzi devono avere un futuro, loro sono il futuro e devono intraprendere una carriera professionale, e costruire una famiglia all'interno della nostra società, del nostro paese, e capire se nel nostro paese c'è una democrazia vera o una democrazia solamente tra virgolette coperta da poteri criminali. Noi crediamo che lo Stato, tutto sommato, le istituzioni sono ancora sacre. La vittoria al referendum del no ha dimostrato che il popolo del nostro paese tiene alla nostra Costituzione, quindi però ci sono dei grossi buchi neri, mancano dei grandi pezzi di verità che i nostri ragazzi devono sapere in modo che possano programmare il loro futuro nel nostro paese. Grazie a Giorgio Bongiovanni per questo prezioso contributo. Di questa donna, la mamma di Attilio, la signora Angela, per tutti Angelina. Buon pomeriggio all'avvocato Tamara Attonus, con la quale abbiamo intrapreso come associazione culturale il percorso di educazione alla legalità nelle scuole, per le scuole secondarie di primo grado dei comuni di Bruniera e di Fontana Fredda. E l'avvocato Tamara Attonus ha curato gli incontri in aula con i ragazzi, gli incontri sulla legalità. Avvocato, che esperienza ha condiviso e quali sono le emozioni che ha percepito con l'esperienza di portare ai ragazzi le regole della legalità, la conoscenza dei diritti, parlare con loro di Costituzione? Che cosa è filtrato dai loro commenti, dai loro discorsi? Beh, allora, innanzitutto buonasera Maria, grazie per questa possibilità che l'Associazione Terra Mater mi ha dato, appunto, di entrare nelle scuole, di portare questi argomenti importanti come il rispetto delle regole, il rispetto appunto dell'importanza della legalità. Questi percorsi che sono stati svolti insieme ai ragazzi delle scuole medie sono stati importanti perché sono concetti difficili da trasmettere a ragazzi giovani.
a ragazzi che spesso non hanno idea di che cosa sia la Costituzione, di quali sono gli organi dello Stato, quindi si è cercato innanzitutto di dare dei concetti di base e poi di confrontarsi insieme a loro, partendo dal loro piccolo, dal loro quotidiano, da quelle che sono le regole che loro devono ogni giorno rispettare, e abbiamo ragionato insieme sul perché queste regole devono essere rispettate. E abbiamo concentrato gli incontri su tre parole chiave, che abbiamo definito parole chiave: la libertà, l'uguaglianza e la democrazia. Ecco, queste tre parole chiave sono state la guida dei nostri incontri. Io sono convinta, anche se i ragazzi sono stati un po' messi alla prova da questi incontri, sono convinta che molto è rimasto e hanno colto l'essenza della legalità, e questo l'abbiamo potuto vedere oggi con la previazione degli elaborati che sono stati fatti e realizzati dai ragazzi. Abbiamo visto come effettivamente hanno trasportato i concetti, le idee che io ho esposto, e le hanno fatte loro e le hanno appunto trasformate in lettere di diario bellissime, così come gli slogan dei ragazzi di Brugnera hanno trasformato i concetti in disegni altrettanto belli. Quindi l'esperienza è sicuramente positiva ed è un continuo confronto, una crescita reciproca. Io devo dire, mi sono arricchita della loro semplicità e della loro sincerità, quindi grazie ancora all'Associazione Terra Mater per questa possibilità. Grazie mille all'avvocato Tonus per la sua preziosa collaborazione e la dedizione con la quale si è rivolta a questo progetto. Lorenzo Baldo, buon pomeriggio, autore del suo ultimo libro, La mafia ordina, suicidate Attilio Manca, scritto quest'anno, frutto di ricerche condotte negli anni passati, e presentato questo pomeriggio all'interno del progetto per la legalità dedicato alle scuole, alle classi terze degli istituti comprensivi di Brugnera e Fontana Fredda, qui della provincia di Pordenone. Questo libro è stato presentato all'interno dell'evento conclusivo di questo progetto. Quanto è importante parlare di legalità ai ragazzi oggi? Io penso che sia fondamentale. Come ho detto prima, sono veramente tanto tanto contento che sia stato presentato in questa occasione all'interno di questo premio con tanti ragazzi presenti, perché credo che parlare di queste tematiche, di mafia, di misteri di Stato, di strane morti, parlarne ai ragazzi sia ancora più importante che non a un pubblico, diciamo, adulto, perché sta a loro iniziare a cercare di capire la storia del nostro paese, cercare di cercare le informazioni che purtroppo i grandi media non danno. E quindi è molto molto importante che all'interno di questi progetti si possa discutere di questi temi così difficili da affrontare normalmente nei telegiornali, nelle trasmissioni normali. Perciò è stata un'occasione veramente importante e mi ha fatto tanto piacere vedere questi ragazzi presenti e comunque molto attenti fino alla fine. Cosa l'ha spinta a scrivere un libro su Attilio Manca? Un senso grande di responsabilità, perché io ho conosciuto il caso di Attilio più o meno un anno dopo, dalla morte, era il 2005, ricordo la madre, Angelina, che distribuiva queste fotocopie dei primi articoli che uscivano, che smontavano la tesi del suicidio per droga. Da quel momento, come Antimafia 2000, ci siamo interessati, abbiamo scritto, anni e anni stanno dietro alle ricerche degli avvocati di famiglia, l'avvocato Repici soprattutto, fino ad arrivare all'anno scorso, quando un nostro amico della casa editrice Imprimatur mi ha chiesto di scrivere un libro su Attilio Manca. Ho sentito questo grande senso di responsabilità. Ho vissuto dei giorni molto intensi a casa della famiglia Manca, ho respirato l'aria di quella camera di Attilio, ho visto proprio la sua voglia di vivere, ho percepito la sua voglia di vivere. E ho sentito forte una responsabilità a scrivere e trasmettere la bellezza di quest'uomo, il suo innamoramento per la vita, la sua bontà e la sua sete di giustizia che palpita, diciamo, nei cuori di sua madre, di suo padre e di suo fratello. Crede che verrà fuori La verità, o quello propriamente che è accaduto di fatto su questo fantomatico suicidio inscenato di Attilio? Crede che verrà fuori la verità in questo tempo?
È molto difficile, però io lo spero con tutto il cuore e farò di tutto insieme a tanta gente che in questo paese continua a credere che si possa scrivere la storia vera con le verità più difficili, con tutto quello che ci viene nascosto, e il caso di Attilio è uno di questi. Quindi lo credo con forza e farò di tutto per fare in modo che questo mistero possa essere svelato, che ognuno di noi possa contribuire, chi con appunto col suo mestiere di giornalista, chi semplicemente come ricercatore che pungola chi ha il dovere, come l'autorità giudiziaria di Roma, di investigare. Ecco, noi dobbiamo stare veramente col fiato sul collo nei confronti dell'autorità giudiziaria di Roma, la procura di Roma, per dire: dovete trovare la verità, non potete archiviare un caso del genere. E questo penso sia un dovere morale per tutti noi. Grazie a Lorenzo Baldo. Una vicenda, quella di Attilio Manca, che è un altro mistero del nostro amato e bel paese, che non dovrebbe la sua vicenda contribuire ad arricchire l'enciclopedia dei misteri d'Italia e delle stragi, ma dovrebbe iniziare ad essere un'apertura di conoscenza sulla verità, iniziare a svelare quali sono questi misteri e perché si tace su delle verità che ci sono e che risultano palesi ed evidenti, ma che non si vuole ammettere. Grazie a Pianeta Oggi TV, che conclude anche per questa sera il suo settimanale, e alla prossima edizione.